Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Buongiorno Marino Finozzi, Buongiorno, assessore buongiorno. al turismo della Regione Veneto, ma possiamo dirlo anche, perché questi lo dico sempre quando ho delle figure politiche in trasmissione, vuoi per la par condicio, ma vuoi anche per onore di chiarezza al pubblico a casa. Le liste ancora non ci sono per sapere chi sono i candidati di uno schieramento piuttosto che di un altro, si stanno stringendo le alleanze proprio in questi giorni, però insomma, ci sono delle figure che sono tra i papabili Certo. e tra queste figure c'è Marino Finozzi che è candidato Alle prossime alle elezioni. prossime elezioni A me regionali, piacerebbe, Lega insomma. Nord Certo. per Luca Zaia. Certo. Però, a prescindere di quello che farà dopo il 31 maggio, a seconda del verdetto delle urne, lei ha una bella responsabilità, perché assessore al turismo Sì. della Regione Veneto abbiamo due elementi, fine di legislatura, quindi vorrei con lei anche un po' fare un po' il quadro, il bilancio di questo comparto, che è il settore principale dell'economia del Veneto, e Certo. poi c'è veramente a giorni l'apertura di Expo Milano 2015, dove il Veneto ha un ruolo forse più importante rispetto alle altre regioni, senza nulla togliere Sicuramente. le altre regioni, perché è come se il Veneto e Venezia avessero un padiglione dell'Expo di Milano che rimane però in Veneto. Certo. Allora, Da dove iniziamo partiamo? subito. Iniziamo con l'Expo. L'Expo, sì, ci sono due aspetti importanti per il Veneto in questa importante manifestazione. Quello che succederà dentro l'Expo. E in realtà non tantissimo perché i costi a partecipare a quella manifestazione sono altissimi. Abbiamo calcolato che una settimana di esposizione all'Expo costa attorno al 1 milione di euro e quindi ci siamo permessi una settimana che sarà la penultima prima della chiusura, quindi stiamo parlando del periodo metà ottobre, in quell'area che è destinata alle regioni nell'area Piazza Italia cosiddetta. Poi ci sono molte Cioè, un attività. milione per una settimana. Eh sì. Circa 350-400 mila euro solo dell'acquisto dello spazio, metti un po' di allestimento, crea un paio di occasioni importanti di interesse generale, mettili un po' di personale, insomma arrivi molto vicino al milione di spesa. Con la differenza anche che le regioni del nord devono utilizzare esclusivamente risorse proprie, mentre le regioni del sud possono utilizzare anche risorse di origine europea, finanziamenti europei. E quindi lì vedremo qualche differenza perché noi, Ma povere regioni del nord, tutti stanno una settimana? Cioè, perché, scusi grosso modo sì, l'ignoranza, ma grosso modo. pensavo che nell'Expo uno arrivasse, ci fosse l'Expo universale per tutta la durata della manifestazione. Quindi a seconda della settimana io rischio o ho la fortuna di vedere, parlo delle regioni, ma anche degli altri stati a questo punto, delle esposizioni piuttosto che altre. È Certo, una è una esposizione in continua continua evoluzione. evoluzione, certo, perché il Padiglione Italia, che ospiterà appunto lo spazio dedicato alle regioni, ha questa possibilità di ospitare una regione a settimana, perché se tieni conto 20 regioni, 20 settimane, più o meno copriamo i 6 mesi di durata dell'Expo. Poi ovviamente all'interno del Padiglione Italia ci sono tantissime altre cose. Ovviamente tutte legate a quello che è il denominatore comune, che è l'alimentazione e l'energia del futuro. Quello che a me invece come assessore al turismo interessa in modo particolare è quello che succederà in Veneto, perché siamo qui a due Quanto passi. costa quello che succede in Ebbene, Veneto? costa poco rispetto a quello che è la potenzialità di acquisire nuovi turisti. Posso farle i conti in tasca, Prego. ovviamente non a Marino Finozzi, ma all'assessorato al turismo della Regione Veneto? 1 milione di investimento della Regione per una settimana, avete calcolato che moltiplicatore può dare al Veneto? Perché anche questo è importante, se no, giustamente le persone a casa dicono come? Con i problemi che abbiamo, spendiamo 1 milione di euro per stare una settimana ad una fiera. È un moltiplicatore difficile da valutare in termini monetari nell'immediato, è un investimento nel medio-lungo termine, nel senso che si calcola che siano circa 20 milioni di visitatori nell'arco di 6 mesi, quindi qualche milione di visitatori in quella settimana andrà a visitare il Padiglione Italia e l'area riservata al Veneto. E parleremo, parlando di alimentazione, soprattutto di quelli che sono i nostri prodotti tipici, i prodotti della nostra terra. Le tecnologie che il Veneto ha utilizzato per salvaguardare il nostro ambiente. Tecnologie che potrebbero essere esportate. Chiaramente, quindi è un investimento che prevede che nel medio-lungo termine
i rappresentanti di 140 paesi che saranno presenti all'Expo e che andranno a visitare il padiglione possono trovare interessante a trovare poi dei partner in Veneto per poter portare avanti queste tecnologie, poter avere contatti con i produttori delle nostre produzioni. E quindi un investimento col quale è difficile fare una valutazione di rientro immediato. Mentre un rientro immediato l'avremo per quanto riguarda gli investimenti che stiamo facendo, per quanto riguarda la proposta del Veneto come base per poter poi visitare l'Expo. Siamo a due passi, da Venezia con 2 ore e mezza di treno o da località più vicine come Padova, Vicenza, Verona, andando in progressione, a Verona con 1 ora, 1 ora e mezza di treno si arriva direttamente all'interno dell'Expo. È il tempo con il quale un cinese ci impiega il mattino ad andare a lavorare, attraversare Shanghai o Pechino, più o meno un'oretta di quindi tempo. Quindi magari i cinesi anche attraversare Padova, ecco, a volte un'ora. I cinesi non basta. Che verranno magari appositamente, è possibile che i cinesi per visitare l'Expo siamo di distanza in Veneto anche con l'idea di vedere Venezia? Sicuramente e sì, il Veneto, perché Venezia si propone come principale porta d'ingresso dall'est, quindi non solo Cina ma anche Russia, India e tanti altri paesi. E nel corso di questi 40 anni di vita della regione, il Veneto ha avuto tantissime occasioni di incontrare delegazioni cinesi, anche attraverso ovviamente il ricordo di Marco Polo, la Via della Seta e tutti i buoni rapporti che Venezia aveva nei confronti dell'Oriente. Abbiamo ad esempio gemellaggio con 2 province cinesi, Hebei e Yansung, entrambe hanno una popolazione di oltre 80 milioni di abitanti, quindi province. E noi abbiamo inviato a firma del governatore Zaia 1500 lettere di invito a delegazioni istituzionali e commerciali. Sono queste 2 categorie ai quali noi ci siamo rivolti con maggiore attenzione, perché sarebbe stato difficile fare una promozione in tutto il mondo del Veneto. No, beh, poi insomma è l'Expo. È un effetto domino. Quindi che abbiamo cercato. Quanti hanno risposto? Ma parecchi, anche perché io penso, così come ho visto durante l'esposizione mondiale a Shanghai qualche anno fa, che ogni paese, ogni piccolo comune, anche città grande, hanno mandato una loro delegazione a visitare il padiglione Italia in quell'esposizione, altrettanto faranno le rappresentanze istituzionali di questi 140 paesi. A spese loro. Ovviamente. Noi cosa offriamo in più rispetto alla possibilità di andare a dormire in qualsiasi altra parte d'Italia? Una serie di pacchetti specifici per la visita all'Expo, quindi la possibilità di pernottare in una villa veneta, possibilità di visitare, oltre che la giornata dedicata all'Expo, un paesaggio molto curato e molto importante da un punto di vista turistico ed enogastronomico. Quindi gli diamo la possibilità di sì visitare il loro padiglione e la manifestazione nella sua completezza, ma anche di passare qualche giorno di vacanza all'insegna del buon mangiare, del buon vivere, della possibilità di trovare un'offerta culturale molto puntuale e dettagliata. Quindi vivere piuttosto che vedere un'esposizione, cioè vivere, visto che appunto il tema è il cibo, il pianeta che nutre, certo, il Veneto che produce cibo, che anzi ha come peculiarità le tipicità enogastronomiche, uno può immergersi proprio nell'Expo, non si limita infatti a partecipare ad una vetrina, ma la vive, la condivide. Infatti, e inoltre, come giustamente ricordavi all'inizio, Venezia ospiterà un'area espositiva collegata all'esposizione di Milano. Il padiglione acque? Infatti, e questo ci darà, visto che anche l'acqua è uno dei temi principali dell'esposizione mondiale, questo ci darà la possibilità di collegare strettamente Venezia a Milano e tutto ciò che tra Venezia e Milano si trova. E io immagino che una delegazione che parte da lontano e non si ferma solamente un giorno, anche se statisticamente è provato che bastano un giorno e mezzo al visitatore per visitare l'esposizione e poi il resto lo usa per vedere cosa sta attorno, piuttosto di trovarsi in una periferia di Milano,
con mezz'ora, un'ora di treno in più si trova in un ambiente straordinario dal punto di vista dell'accoglienza come quello che può offrire il Veneto. E questi pacchetti che avete preparato, io parlo sempre appunto di rispondenza, probabilmente non siete in grado di avere voi il posto della situazione, perché suppongo che ci sia una rete di strutture ricettive, chiaro, ristoranti, e quindi ognuno poi alla fine avrà il suo riscontro. Però generalmente avete dei dati che questa rete, no, che voi avete creato, questo ombrello sotto il quale avete messo tutta l'attività produttiva del comparto, sta dando dei risultati, piace, è una soluzione? Un po' quando io penso, quando organizzo le mie vacanze, magari in un posto, non vado in centro storico, certo, per motivi vari, dall'economia o anche alla curiosità, trovi un posto ben collegato ma che ti dia l'opportunità, insomma, di vivere le doppie cose, anche di scoprire luoghi nuovi rispetto a quelli preventivati. Infatti, proprio per il fatto che oggi si va sempre più a strutturare la propria vacanza in modo autonomo attraverso il web, noi abbiamo strutturato un sito specifico dove abbiamo inserito tutte le cose che si possono vedere, che offrono la possibilità di gustare i prodotti tipici, che offrono ospitalità di diversa tipologia, e al visitatore basta fare la composizione di tutti questi elementi, come una ricetta, un piatto composto da tanti ingredienti che, mettendoli assieme, ti crea il tuo pacchetto personalizzato. Le imprese del Veneto sono soddisfatte di questo lavoro? Perché ho ascoltato anche qualcuno che dice, boh, l'Expo è una cosa di cui tutti parlano, non abbiamo ancora capito come... come entreremo in gioco? La mia sensazione è che si è creata forse anche troppo aspettativa su questa importante manifestazione. Cioè, io ricevo richieste dalle zone più remote del Veneto, cosa possiamo fare per l'Expo? Come possiamo portare qua i visitatori che andranno all'Expo? Non è proprio così semplice, non è così scontato. Per noi è un'occasione importante, una vetrina importante, ma non possiamo aspettarci che si raddoppi il numero di presenze in Veneto. Addirittura io credo che molti turisti veneti andranno ad alimentare il numero di visitatori dell'Expo. Pensiamo al Garda, 6 milioni di turisti che ogni anno scelgono quella località molto vicina per le proprie vacanze. Quasi tutti gli albergatori o coloro che offrono ospitalità daranno al proprio cliente il biglietto omaggio per l'Expo, così per alimentare ancora di più l'interesse a confermare la loro presenza al Lago di Garda. Quindi paradossalmente non sarà Milano ad aiutare il Veneto, ma il Veneto ad aiutare Milano. Beh, comunque resta il fatto, qualunque cosa succeda questo 1° maggio, perché effettivamente bisogna anche essere onesti, no? Se ne è parlato molto, poi come al solito stiamo arrivando tutti con l'acqua alla gola, certo, e magari anche un meccanismo che ancora non sappiamo come funzionerà. C'è la possibilità, parlo sempre di Regione Veneto, di in corso d'opera, visto che inizia il 1° maggio e finisce 6 mesi, di magari programmare delle iniziative che possano fare che possano vedere l'Expo come un elemento che però favorisce altre cose. Sono parecchie le iniziative, e soprattutto lungo questo asse Venezia, Padova, Vicenza, Verona, che è quello secondo me che sarà maggiormente utilizzato dai visitatori. Iniziative organizzate in collaborazione, sì, con la Fiera di Verona, visto che il Vinitaly e l'organizzazione Vinitaly ha avuto questo riconoscimento da parte della gestione dell'Expo di Milano come struttura che dovrà organizzare dei momenti di approfondimento sul territorio. Poi avvenimenti culturali già sono in programma normalmente, ma andremo ad alimentarne altri proprio per aumentare l'interesse a scegliere il Veneto come meta, come base per la visita all'Expo. Certo, il 31 maggio tutto può cambiare, esatto, e che eredità lascia? Io credo che il prossimo assessore al turismo trova soprattutto una nuova legge di riforma che ha trasformato il turismo da ricreazione a industria. Nel senso che prima... 5 anni fa era ricreazione? Non era ricreazione vera e propria, ma l'approccio era un po' così
basato solamente di un grande volume di promozione, ma senza andarsi a curare di quelli che erano i veri bisogni dell'imprenditore che investe sul turismo. Altre cose in questi 5 anni, anche attraverso questa rivoluzione che noi chiamiamo crisi, ma io la considero una rivoluzione economica, e molti imprenditori... Quindi è una visione positiva della crisi. Ma Einstein diceva che da ogni crisi nasce poi una rivoluzione. Beh, il termine crisi, per fare un'analisi etimologica, vuol dire frattura, non necessariamente cambiamento, non necessariamente negativo. Il cambiamento in questo caso è stato che molti imprenditori che avevano dato molto in settori che erano quelli che funzionavano fine anni 90, inizi del 2000, la meccanica, il manufatturiero in genere, hanno riconvertito le loro attività, hanno scelto il turismo come nuovo settore su cui investire. Infatti sono molte le strutture nate ultimamente su finanziatori che prima non avevano mai pensato al turismo come settore su cui investire. Ricordo che comunque il turismo è un'industria che fattura ogni anno circa 11 miliardi di euro. Ed è in aumento? È in aumento. Ovviamente è difficile valutare qual è la redditività di questo settore, perché è composto da microimprese e sicuramente non molto inclini a raccontare quali sono i loro affari, ma è naturale così. Venezia è la parte. Fa ancora la parte del leone, la parte che si lamenta di più è fondamentale, cioè Venezia che ruolo ha in tutto Venezia questo? Come città fa ovviamente la parte del leone, paradossalmente non stiamo investendo per far crescere il turismo in termini quantitativi ma in termini qualitativi, perché ovviamente Venezia è meta di visitatori che arrivano da qualsiasi parte. Lo dicono tutti, anche non i candidati a sindaco del capoluogo lagunare, però c'è chi parla di biglietto, c'è chi parla di numero chiuso. Io lo escluderei, perché non possiamo far diventare Venezia un Luna Park. Dobbiamo lavorare molto sull'aspetto culturale, soprattutto degli operatori. Oggi c'è una tendenza, io non voglio offendere nessuno, ma quello che registro è purtroppo legato a questa situazione, dove chi offre ospitalità, chi offre servizi legati al turismo a Venezia non si cura molto della qualità, perché dice tanto qua il turista arriva lo stesso, quindi il turista non si sente sempre ben accolto a Venezia, e quindi magari chi ha delle legittime esigenze, perché è un turista che spende, ci va una volta e poi non ci va più perché non trova l'ospitalità che si aspetta. Però mentre io noto che ci sia un miglioramento della qualità, magari nelle aree non proprio quelle canoniche, sì, delle realtà, dal ristorantino piuttosto che... Sì, però sono... sporadiche sempre. Sì, ed isolate. C'è qualche imprenditore, come dicevo prima, che magari arriva da una situazione precedente molto diversa, che vuole dare un qualcosa di nuovo e di molto importante dal punto di vista qualitativo. Ma ci sono intere aree che meriterebbero molto di più. Penso al Lido. La pizza surgelata, ancora purtroppo una realtà. Lido, che è la spiaggia dei veneziani, che potrebbe essere la spiaggia di l'Isola d'Oro, di chiunque abbia a cuore la storia di Venezia. Oggi semi abbandonata, le presenze turistiche del Lido sono quasi a zero, perché non ci sono strutture, perché non ci sono servizi. Lì dipende dalla regione, dal comune, dallo Stato. Ah no, dipende dal fatto che per troppi anni non c'è stato un interesse ad investire. Probabilmente se il comune avesse dato qualche agevolazione in più, avesse dato qualche opportunità da un punto di vista urbanistico, ovviamente con tutti i sacri crismi dell'interesse paesaggistico e storico che ha quell'isola, e probabilmente non qualche investitore. Non il sasso del Palazzo del Cinema, lei fa riferimento a quello. C'era un bel progetto che sembrava prendesse avvio attraverso un fondo di investimenti, che invece poi non è decollato. Com'è? Quello dell'ospedale al mare. Non solo l'ospedale al mare, era una ricostruzione di quasi tutta l'isola, dall'aeroporto al campo da golf, l'ospedale a mare che viene trasformato in hotel. E se lei fosse di nuovo nella nuova squadra, no? Ha dei progetti per il Lido? Come a me piacerebbe tornare ad occuparmi di turismo, perché ho due progetti che ho proposto io all'amministrazione regionale, che stanno per
crescere, ma che hanno ancora bisogno di essere accompagnati. Creiamo la suspense, torniamo tra un paio di minuti, subito dopo la pubblicità, sentiamo dall'assessore Finozzi quali sono queste due start-up che insomma gradirebbe portare avanti e realizzare, chissà, magari nei prossimi 5 anni, tra pochissimo. Siamo tornati in studio, con noi Marino Finozzi, assessore al turismo della Regione Veneto, ma anche candidato della Lega Nord nelle liste di Luca Zaia per le prossime amministrative 2015. Lei diceva ha due progetti che sta seguendo e che hanno bisogno di essere accompagnati, insomma, e quali sono? Il primo è quello di aver dato al Veneto un nuovo tematismo che mancava. E si sa, il Veneto ha questo primato perché c'è una molteplicità di offerte. Dalle città d'arte, abbiamo parlato di Venezia e tante altre belle città, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, Verona, Rovigo e il lago di Garda, le Terme, quindi questi elementi hanno fatto diventare il Veneto questa grande realtà turistica. Quello che secondo me mancava è un'offerta turistica legata un po' all'offerta che troviamo in centro Italia. E il paesaggio, i prodotti tipici, l'offerta rurale per quanto riguarda il modo di fare vacanze, io l'ho individuato nella pedemontana, che è questa fascia di territorio che parte dal lago di Garda, costeggia tutta l'area culinaria provincia di Verona, Vicenza, Treviso e si congiunge poi con il confine friulano, senza dimenticare i colli Ugani, i colli Iberici, che troviamo appunto queste caratteristiche, il buon mangiare, il buon bere, le ville venete, il paesaggio ancora abbastanza incontaminato rispetto alle aree industriali che troviamo nel resto del territorio. E questo percorso è ancora lungo da vedere la conclusione, perché abbiamo fatto ottima promozione, abbiamo fatto start-up soprattutto costruite da giovani su questo tema. C'è spazio ancora per i giovani nell'ambito del turismo? Io sono sicuro di sì, perché la tecnologia può essere applicata su mille fronti, dalla classica e semplice app di formazione, ma tante altre opportunità che il giovane sta utilizzando proprio nel settore del turismo. Io ho visto proprio sul progetto della pedemontana, ho finanziato alcune attività di start-up di giovani, cose veramente straordinarie e innovative, che danno il senso che un prodotto come quello del turismo, che sembra abbastanza statico, invece può essere in continua evoluzione. Il secondo progetto, al quale credo molto molto per quanto riguarda il Veneto, è legato al turismo accessibile. Turismo dedicato a quelle persone che ogni volta che si devono muovere devono preoccuparsi se la località che hanno scelto per le proprie vacanze è in grado di rispondere alle proprie esigenze. Venezia sarà mai accessibile? Guarda, proprio Venezia è stato il motivo per cui ho cominciato a interessarmi al turismo accessibile. Poco dopo la mia nomina ad assessore sono stato invitato a partecipare a un convegno sul turismo accessibile proprio a Venezia. E ho pensato, come pensano la stragrande maggioranza delle persone, è impossibile che Venezia sia accessibile. Se c'è una città difficile per le persone che hanno delle disabilità, è proprio Venezia. I ponti, le calli, i canali. La barca, cioè. Bene, vado con grande curiosità a questo convegno e una persona che poi è diventato un collaboratore della regione, Roberto Vitali, una persona che ha causato un incidente in carrozzina e che ha trasformato la sua vita in una mission per quanto riguarda il turismo accessibile, mi ha spiegato che Venezia è una delle città più accessibili al mondo. Perché? Che attraverso i vaporetti, attraverso dei percorsi appositamente studiati, qualsiasi persona può raggiungere quelle che sono le mete più interessanti dal punto di vista turistico. Però non può girare liberamente per la città. Prova a girare Padova, ad esempio. Ah beh sì. Vedi, sì, sì. No, ma è un ragionamento che... Dire, in percentuale, per quanto riguarda la possibilità di muoversi, Venezia è tra le più accessibili d'Europa. E ha la scusante che è una morfologia sui generis, bravissimo, per cui mentre altre città che potrebbero essere accessibili magari lo sono allora, per negligenza umana. Quello che manca soprattutto è l'informazione, perché la comunicazione. Quanti sono le persone, magari con bisogni particolari, che conoscono questa caratteristica di Venezia? Allora lì è nata l'idea di portare in luce innanzitutto quello che c'è già. Alberghi strutturati, musei. E poi di creare dei percorsi. E creare dei percorsi. E abbiamo valutato che questo progetto sul turismo accessibile
L'offerta la stiamo portando l'attenzione di circa 120-140 milioni di persone solo in Europa. Sì, perché non è che uno che ha una disabilità ce Tieni. l'abbia anche di portafoglio, no? Adesso faccio anche un Assolutamente, ragionamento molto assolutamente. terra-terra. Anzi, l'idea è che il turismo accessibile sia legato al turismo sociale. Sono due cose No, completamente assolutamente. diverse. Persone disabili hanno la possibilità di fare vacanze quando vogliono, non si muovono mai da soli e hanno la possibilità anche di poter andare in luoghi dove magari non pensavano, ma perché appunto questo progetto crea loro le condizioni. Se alle persone che soffrono di particolari problemi aggiungiamo a questo mercato, chiamiamolo un po' volgarmente mercato, le famiglie con bimbi piccoli, quindi Sì, quei ha tutta una passeggeri, serie di che poi o gli alla fine. anziani, che grazie a Dio l'aspettativa di vita stanno allungando sempre più, quindi la società diventa sempre più vecchia e diventa sempre più bisognosa di servizi. E poi parliamo non solo di persone che hanno problemi di carattere motorio, ma anche persone che hanno problemi di carattere cognitivo e sensoriale, Potremmo esserci tutti alimentare. in questo Pensa potere della quante disabilità. sono le persone che hanno delle difficoltà di carattere alimentare, da celiachia a tante altre intolleranze. Devono partire con la borsetta della farina, lo zucchero. Invece ognuno sa che ha la Se sua. abbiamo un elenco di ristoranti, di alberghi, che dicono noi per questo tipo di problema abbiamo questo tipo di soluzione, poi il turista, che io non considero un disabile una persona diversa, è un turista e come tale cerca dei servizi. Quando tu vai in vacanza cerchi chi ti noleggia la bici, chi ti noleggia il cavallo per fare la passeggiata, è un servizio che tu paghi e lo stesso la persona che ha delle esigenze trova delle rispondenze e noi diamo questa possibilità. Assessore, E le anche in chiedo. questo caso, scusami, c'è bisogno di un po' di fiato perché possa camminare con le proprie A gambe. proposito di questo fiato, lei si ricandida, lista Zaia, No, lista Lega, lista Lega, Presidente scusi, Zaia. presidente Zaia. Come mai, cosa è successo all'interno della Lega? L'è rimasto con Zaia, non ha mai avuto dubbi? Beh, ovviamente il grande dolore di vedere una persona come Flavio Tosi abbandonare un movimento, la Lega, dopo 25 anni di L'ha militanza. abbandonato o è stato costretto? È difficile trovare, è questione di lana caprina, che magari ai telespettatori interessa anche poco. La cosa che purtroppo interessa è che una persona così preparata, così brava come Flavio Tosi, purtroppo non è più in Lega. E da un punto di vista personale è stata una perdita molto pesante. Però io sono in Lega dal 1984, prima di Tosi, di Zaia, di Salvini, di Per quello che le ho tanti fatto la domanda anni. E quindi specifica. io credo che se ci sono cose che in Lega non funzionano, devono essere combattute all'interno del movimento stesso. Se io sono convinto che possa far meglio quello che la Lega ha fatto fino ad oggi, lo devo fare all'interno del movimento. Io non me la sono sentita di abbandonare decine e decine di militanti che credono ancora in questo movimento, che credono alle persone che lo rappresentano. Quindi, io sono rimasto tranquillamente, ovviamente con l'amarezza di vedere un amico che esce, ma con la tranquillità e lo stato d'animo tranquillo del fatto che io sono a casa mia. E gli elettori non vi faranno pagare lo scotto di questo trambusto interno? Perché mentre in altri schieramenti gli elettori erano più abituati, penso al centro-sinistra, a beghe beghine, la Lega è insomma un partito monolita, o forse anche la Lega si sta aggiornando e l'elettore capisce che anche la Lega evolve, Ma sono e in poi mezzi. dove evolve, come evolve, si è detto la deriva lepenista, insomma volevo un po' capire. Sono anche i nuovi strumenti di comunicazione che aiutano i cittadini a capire un po' meglio, perché oggi attraverso i social ognuno mette quello che ritiene essere la propria idea, la propria posizione, e poi il cittadino valuta se quello che legge su Facebook, su Twitter, su tanti altri strumenti del genere e si fa un'idea di quello che sta succedendo. Ovviamente bene non fa l'uscita di Flavio Tosi perché con Flavio Tosi sono usciti anche tanti altri amici, tante altre persone che facevano Saranno parte della drenati i Lega. voti, avete fatto un favore alla Ma Moretti, a io credo, con Verdi, molta Tosi onestà, avrà un. Sarà lui il vero antagonista di Zaia oppure no?
Io credo con molta onestà che fatto 100 il consenso di Flavio Torri, che oggi il sondaggio va intorno all'11-12%, cioè, fatto 100 un 50% lo porti via al centrodestra e quindi alla Lega, un 30% lo possa portare via al centro-sinistra che magari non è entusiasta del candidato al centro-sinistra, e il restante sono voti di persone che non sarebbero andati a votare perché non trovavano magari nei candidati, escluso Flavio Torri, quindi un centro moderato. Sì. Secondo lei ci sarà l'astensione al voto il 31 maggio? Perché questo è l'altro partito che non viene mai citato. Oggi tutti i sondaggi dimostrano che c'è ancora un 45-50% di persone intervistate che non rispondono. E quindi o sono indecisi e decidono all'ultimo momento, o sono persone che non andranno a votare. È una percentuale altissima. Però trattandosi di un turno secco e non c'è il ballottaggio, questo... Sì, però è un periodo non felicissimo per le elezioni, il 31 di maggio... C'è il ponte turismo, e lei è assessore al turismo. Infatti sarà combattuto se invitare le persone ad andare... Non vorrei essere nei suoi panni, andare a votare o andare a fare una Penso gita. Si possa fare entrambi. Io ringrazio, non c'è più tempo a disposizione, Marino Finozzi, assessore al turismo della Regione Veneto e candidato alle prossime regionali nelle fila della Lega Nord. Torniamo subito dopo pubblicità, grazie.